Di oggi è, in poche parole, un trattato di antropologia, è la parola vera, autentica, rivelata di Dio sull'uomo, che oggi questa società ha completamente abbandonato e ha rovesciato e continua a rovesciare da secoli, e così rendeva puri tutti gli alimenti, si potrebbe aggiungere, e con queste parole il Signore fa giustizia di ogni ideologia, che invece ha sempre indotto l'uomo a pensare, a credere, che ciò che rende impura la sua vita è ciò che assume da fuori, cioè le strutture, le ingiustizie, le situazioni esterne a lui. E non è così, non è assolutamente così. Nella scrittura e nel Vangelo più specificatamente appare l'uomo per quello che è veramente, appare chi sei tu, chi sono io, e appare Dio e l'opera di Dio, il suo amore verso l'uomo, che è cambiare il cuore. Finché non cambi il cuore non hai fatto nulla, ma proprio nulla. Sì, va benissimo aiutare le persone, va benissimo cercare di evitare le ingiustizie, va benissimo tantissime cose, ma questo non rende puro l'uomo. E che vuol dire rendere puro l'uomo? Non dice rende felice, rende spensierato, no, rende puro. La purità, la purezza è legata al culto, è legata alla benedizione, è legata a un cuore di creatura che vive nella lode, che vive nella benedizione, che sa vedere Dio in ogni evento. Quando dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, nella carne, sta dicendo la stessa cosa, perché poi dice, segue il profeta Geremia, no? Segue dicendo, chi confida nella carne è maledetto, perché quando viene il bene non lo riconosce, non lo vede, non capisce nulla della sua vita. Questo significa rendere impuro l'uomo. Per questo, se è ciò che entra nel corpo dell'uomo, ciò che lo rende impuro, allora dovrò divorziare, perché se è mia moglie che mi fa del male, dovrò cambiare le regole di una casa religiosa, dovrò muovermi di conseguenza. Noi abbiamo un'altra visione, sappiamo che quello che fa male rende impuro l'uomo, rende l'uomo incapace di lodare Dio, rende l'uomo incapace di stare in un'assemblea, di stare nella comunione, di vedere e riconoscere Dio all'opera e quindi benedirlo e ringraziarlo anche nei momenti più difficili, anche nelle situazioni più tragiche. Ciò che rende questo impossibile all'uomo è ciò che esce dal cuore dell'uomo, perché lì è deposto un seme di menzogna, e questa è la verità. Si può guarire l'uomo soltanto smentendo questa menzogna deposta dal demonio nel cuore dell'uomo. Chiaro che dire questo oggi, figurati, stai dicendo cose folli, oggi che il demonio non esiste, oggi che è tutto medicalizzato, oggi che anche tanto nella Chiesa si fa ricorso alla psicologia, e molte volte è necessario, indubbiamente, ma sottilmente, subdolamente, questo sta sostituendo il combattimento con il peccato, il combattimento di ogni giorno con il demonio, e questo consegna le persone proprio al demonio, assolutamente, perché l'opera del demonio è nascondersi, e anche questo lo sta dicendo il Signore oggi. È molto importante per noi avere chiaro questo, quando vai davanti a una persona, quando vai davanti a un ragazzo, perché per evitare buonismi, sentimentalismi, per evitare di trattarlo per ciò che non è. Il figlio di un mafioso non è matematicamente mafioso, non lo è. Può essere molto, molto, molto condizionato, e sicuramente l'ambiente familiare ha dei condizionamenti. Ma questo, e parlo per esperienza personale, se siamo onesti dovremmo dirlo tutti. C'è un momento nella nostra vita in cui abbiamo scelto e scegliamo liberamente di fare il male, di accettare la menzogna del demonio sulla sorella, sul fratello, e cominciamo a difenderci, cominciamo a reagire, cominciamo a farci giustizia, cominciamo a giudicare. Nasce il rancore, nasce il pregiudizio, ma quello non nasce perché sono figlio di un boss mafioso o perché mia madre e mio padre erano poveri. Questo nasce dal mio cuore, e il demonio prende spunto da questo, e chi vive in paesi poveri questo lo sa. Una grande tentazione è pensare che nei paesi poveri quello che bisogna fare è dare da mangiare, dare da bere, costruire, fare. Bellissimo, importantissimo. Ma se non arriva il Vangelo che tocca il cuore dell'uomo, che tocca il cuore dell'uomo, e illumina il cuore di una persona che è nata, che ne so io, in una bidonville, che non sta soffrendo perché è nata in una bidonville, perché quelle sono sofferenze esterne, esteriori, gravissime, dolorosissime, certamente.
la croce del nostro Signore Gesù Cristo, fa male, faceva male a lui, fa male a noi, ma è esterna, sono chiodi che vengono da fuori, sono sputi che vengono da fuori, sono insulti che vengono da fuori, è povertà che viene da fuori, che mi graffia il cuore, che mi fa male, ma non mi obbliga a peccare. Non mi obbliga a giudicare mio padre e mia madre, a giudicare i miei parenti, a giudicare e vivere tutta la vita con rancore, e vivere tutta la vita con il desiderio di fare soldi, perché questo è, normalmente nei paesi poveri poi dopo c'è questa rivalsa profonda, per cui tutto è lecito, e non funziona così. E questo sta al fondo anche della dottrina sociale della Chiesa, Populorum Progressio, le encicliche di Giovanni Paolo II sul lavoro, ma il punto fondamentale è il cuore. Se cambi il cuore c'è progresso dei popoli, perché c'è progresso dell'uomo nell'amore, che plasma l'uomo secondo l'immagine e la somiglianza di Dio. Il Vangelo è lo stesso per un paese ricco come può essere il Giappone, come per un paese povero come può essere la Somalia. È lo stesso Vangelo, perché l'uomo è ingannato dal demonio, e dall'uomo ricco come dall'uomo povero escono i furti, gli omicidi, le impurità, eccetera, indotti dal demonio, che prende spunto in una famiglia ricca, dalla ricchezza, dal fatto che i genitori non hanno mai avuto interesse per i figli, eccetera, eccetera, cose vere, ma che il demonio usa per distruggerci, o quando un paese è povero, o perché è morta tua madre, o perché tuo marito ti ha abbandonato, o per qualsiasi altro motivo. Questo rende impuro, ma se è guarito il cuore, se arriva il Vangelo è quello, lo sappiamo qual è il Vangelo, Cristo è Cristo crocifisso, che ha preso ogni ingiustizia su di lui, che ha preso ogni malvagità su di lui, e che l'ha distrutta dal di dentro, che la più grande ingiustizia, che la più grande menzogna, il più grande peccato lo ha condotto alla morte, e lui da quella morte è come esploso, è risorto, ha distrutto le catene dell'inferno, ha distrutto la schiavitù dell'Egitto, ha distrutto ciò che ci tiene schiavo e ci rende impuro. Se io faccio questa esperienza e mi rendo conto dolorosamente che per tanti anni forse ho vissuto in questo inganno, lottando contro quella ingiustizia, lottando contro quella violenza che ho ricevuto da piccolo, pensando che fosse stata quella la ragione delle mie sofferenze, e quando arriva l'illuminazione dice ma sei tu, certamente c'è stata quella ingiustizia, certamente ti hanno violentata da piccola, sì, ma cosa è uscito dal tuo cuore e cosa è uscito continuamente nella tua vita? Quello è tuo, e tu non sei meglio di chi ti ha violentato, tu non sei meglio di nessuno, tu hai conosciuto Cristo che ti ha amato, ti ha perdonato, allora puoi perdonare, vive in te lo spirito di Cristo che dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, di fronte a chi lo stava uccidendo. Se io sto tra quelli perdonati perché non sapevo quello che facevo e ho questa esperienza, cambia tutta la mia vita, cambia il mio matrimonio, cambia il mio modo di vedere i miei figli, cambia il mio posto di lavoro, cambia tutto, perché tutto è rovesciato alla prospettiva, già non è una prospettiva ideologica, già non c'è una lotta contro l'ingiustizia per cambiare le strutture, tutti i cambiamenti di strutture non hanno prodotto assolutamente nulla nel cuore dell'uomo. La Chiesa non si tratta di cambiare le strutture, queste sono cose che servono per rendere più agile, ma non è questo. C'è un santo in un ufficio della Curia, fatta la riforma della Curia, perché saprà cosa fare. Ci sono sante sorelle in una congregazione religiosa, eccola qua la riforma della congregazione religiosa. E poi saranno così libere da poter cambiare quelle regole vetuste o quello che sia, per adattarle al momento storico, alle necessità. Ma il cuore, io voglio che faccio riunioni là, cambiamo, facciamo questo, perché... Sì, fai. E poi Cristo è venuto per cambiare il cuore dal profondo, smentendo sulla croce la menzogna del demonio, smentendola con l'amore al peccatore, l'amore all'ingiusto, all'ingiustificabile, e strappando dal cuore dell'uomo la più grande e unica ingiustizia, quella che ci ha fatto il demonio, strappandoci dal cuore l'amore di Dio. Allora, se cambio il cuore, invece di dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, sorgerà misericordia, perdono, tenerezza, pazienza, dolcezza, mitezza, umiltà, dominio di sé, i doni dello Spirito Santo. L'antidoto al male è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Capite che la Chiesa non ha paragoni con nessuna struttura umana, non è paragonabile. Nessuno può offrire l'amore di Dio e lo Spirito Santo.
che lo riversa nei cuori delle persone. Attraverso la predicazione e i sacramenti. Poi tutto il resto serve, certamente. Se io ho un problema psicologico, l'amore di Dio non guarisce una rotula rotta. Bisogna andare dal dottore a mettere un gesso, quello che sia. Ma la guarigione del cuore di quella persona non è che ha sofferto ingiustizie, che per questo è anche depressa o ha problemi, la pasticca. Ma è un cuore capace di accettare e accogliere la propria debolezza e portarla e prendersi la pasticca, sapendo che questa è la croce dove lui può incontrare o lei può incontrare il Signore, quella difficoltà anche psichica, no? Accettare quello. Ma questa è la guarigione del cuore vera. Poi posso prendere la pasticca, ma se io nel fondo continuo a essere contro chi mi ha fatto un'ingiustizia, hai voglia tu a prendere le pasticche, non ti serve a nulla. Ma il Signore guarisce i malati, che siamo tutti noi, ogni giorno, con il suo amore. Adesso un pezzo di pane, la sua carne che si spezza e si scioglie dentro di noi, perché da noi possa uscire la sua vita. E chi incontra noi, incontra un cristiano, incontra Cristo, colui dal cui cuore è uscito amore, amore, amore. Al peccatore, a noi e a ciascun uomo.